Vi dico che soltanto un uomo può affrancare questo Stato dal nefasto dominio e dai rovinosi intrighi di Jim Gattis. Bravo. E mi riferisco a Charles Foster Kane, l'uomo di grandi vedute, l'amico di tutti i lavoratori, il futuro governatore di questo Stato, che ha presentato la sua candidatura. Con un solo scopo, denunciare e render nota a tutti la disonestà, il violento sopruso organizzato dalla macchina politica montata da Jim Gattis. Quest'uomo fa uso e abuso del governo di questo Stato. Finora, lo sapete, non mi sono azzardato a fare promesse. Perché fino a qualche settimana fa non avevo alcuna speranza di venire eletto. Adesso però ho qualcosa di più di una speranza. E Jim Gattis, ormai non ha più neanche quella. Le indagini fra gli elettori e i dati statistici raccolti dimostrano che io verrò eletto. E se così è, ora posso anche arrischiarmi a fare delle promesse. Quelli che lavorano, tutti i lavoratori, e i bimbi dei tucuri sanno che io mi batterò a fondo nel loro interesse. Il cittadino, l'uomo della strada, sa che farò tutto quanto in mio potere per proteggere i diseredati, i malpagati e gli affamati. Mamma, papà è già governatore? Non ancora, caro. Beh, potrei essere più preciso nelle promesse. Se già fin d'ora non mi dessi tanto da fare per mantenerle. Una voglio farlo fin da adesso. E il signor Jim Gattis sa bene che la manterrò. Il mio primo atto come governatore di questo Stato sarà quello di nominare una commissione speciale che indaghi sulla passata amministrazione e poi denunci e condanni il signor Jim W. Gattis. Se le elezioni si facessero oggi, vincerebbe con 1000 voti di scarto. Grazie, senatore. Jim Gattis ormai è finito. Bravo, ciao. Il tuo discorso è stato veramente avvincente. Straordinario, ciao. Straordinario. Lo splendore degli Amberson ebbe inizio nel 1873 e durò per tutti quegli anni durante i quali il loro paese crebbe e si sviluppò, trasformandosi in una grande città. Tutte le donne di quel paese che indossavano abiti di seta o di velluto si conoscevano fra di loro e ognuno conosceva famiglia, carrozze e cavalli di tutti gli altri. L'unico mezzo di trasporto pubblico era il tram a cavalli. Se una donna lanciava un grido da una finestra di un primo piano, il tram si fermava all'istante e l'aspettava. Lei richiudeva la finestra, indossava cappello e cappotto, scendeva al piano terra, cercava l'ombrello, dava disposizioni per la cena e finalmente usciva di casa. Una lentezza esasperante per gente come noi che vive in un'epoca in cui più aumenta la velocità dei trasporti, meno tempo resta a nostra disposizione. Altra caratteristica di questo periodo era il ben noto cilindro di seta portato dagli uomini di tutte le età. Per chi lo portava era il cappello, per chi non lo portava era il bersaglio. Ma anche il cilindro cominciò lentamente a trasformarsi. Prima divenne un secchio, poi poco più di un cucchiaio. Il cavastivali era uno strumento indispensabile in ogni casa che si rispettasse. Ma gli stivali si trasformarono in scarpe alte dalla punta quadrata prima, basse e dalla punta a spillo poi, e lo strumento scomparve. La piega dei pantaloni dimostrava soltanto che l'indumento era rimasto per troppo tempo negli scaffali di un negozio, denunciando così di non essere stato fatto su misura. In abito da sera, il gentiluomo indossava un tre quarti talmente corto che le code del frac erano visibili per almeno 10 centimetri. Ma ben presto il cappotto da sera raggiunse le scarpe, mentre i pantaloni si allargavano fino a sembrare gonfiati con l'aria. A quell'epoca
c'era sempre tempo per tutto. Tempo per fare una passeggiata in slitta, per giocare, per fare riunioni, feste, ricevimenti, cotillon, picnic nei boschi. E perché no? Per quella stupenda istituzione che era la serenata. Nelle notti d'estate i giovanotti portavano un'orchestrina sotto le finestre delle belle ragazze e lì davano libero sfogo ai loro sentimenti poetici, facendo tremare di commozione gli animi sensibili di fanciulle in fiore. In un mondo tutto a tinte tenui e delicate, lo splendore degli Amberson si faceva notare come una banda di ottoni a un funerale. Eccola qua! La villa degli Amberson, l'orgoglio della città. Però che roba! $60,000 solo per i legni. Acqua corrente, calda e fredda. E anche i piani superiori. E un lavabo completo, fisso a terra come una statua, in ogni camera da letto. È in casa la signorina Amberson? No, mi dispiace, Mr. Morgan, la signorina non è in casa. Failing to speak, you become a part of the crime. But I'm already a part of it. Because I'm a part of you. Gee, Mr. Wilson, you must be wrong. Mary wouldn't fall in love with that kind of a man. Well, I hope I am wrong, Noah, but that's the way it is. People can't help who they fall in love with. Kill me, I want it. I couldn't face life knowing what I've done to you and what I've done to Noah. But when you kill me, don't touch me with your hand. Dica, signora. Michael, Mr. Grisby mi ha riferito una cosa che mi ha fatto molto dispiacere. Amore, questa è una storia che riguarda te più ancora di chiunque altro. Don't take your arms away. Secondo quanto dice John, sembra che Michael voglia andarsene. And the change in weather. Tu eri al corrente di questa, amore? No, non so nulla. Smettila, George. Ma che vi succede, Mike? Avete troppo lavoro? No, signore. La paga è bassa? Non tengo al denaro, signore. Ah, dunque il denaro non vi interessa? Avete delle rendite che io ignoro? Amo l'indipendenza. Davvero? Prima di cominciare a scrivere quel romanzo di cui avete parlato a Elsa, dovreste imparare molte cose. Voi avete girato troppo il mondo e ciò vi ha impedito di conoscerlo bene. Questo è buono, Arthur. Vede, signore, io sono convinto che si possa essere felici anche poveri. Anche questa è buona. Sta zitto, Joe. Il denaro non può darci la felicità, la salute ed altre cose simili, non è vero? Ma se io non avessi denaro ora sarei su un letto nella corsia di un ospedale e non su questo yacht. Una volta esso apparteneva a Jules Beckrack, il potente Beckrack, che non mi volle nel suo club perché mia madre era una donna del popolo, ma mi sono vendicato. Egli è morto in miseria e io sono qui,
George? Ognuno ha le sue idee personali sulla felicità. Ma non ho fiammiferi. Ma possedere denaro è una cosa che piace a tutti. Guardate la nostra Bessie. Una volta era al servizio di Becker. Io la pago bene ed è contenta, vero? Sì, Mr. Bannister. Il salario le è indispensabile. Le dà una casa. 3 stanze per 2 famiglie. Bessie ha dei nipoti ed è vedova, deve mantenere quei ragazzi. Non è così, Bessie? Sì, signore. Sì, si capisce, è così. Perciò Bessie va in chiesa ogni domenica quando è libera. E prega il Dio di darle per tutta la vita la possibilità di guadagnare il salario che io le pago. Voi vi credete indipendente? Temo che questa sia una grande illusione. Può darsi, signore. Non hai più voglia di cantare, amore? Come sopporti tutto questo, Bessie? Io me ne vado. Tu non vieni? Non avete udito, poeta? Ho bisogno di denaro. Sempre denaro e assassini. Io devo essere pazzo. Oppure sono pazzi quelli lassù. Non sono tutti pazzi. Quella povera ragazza non è pazza. E qualcuno deve avere cura di lei. Comes a change of heart, and who knows when the rain will start. So I beg you, please don't love me. But if you love me, then don't take your lips. Or your arms, or your love affogarsi. I gatti s'affogano e i cuccioli ciechi. Non può essere che Desdemona conservi a lungo il suo amore per il Moro o lui per lei. Troppo improvviso ne fu l'inizio. Vedrai che altrettanto rapida sarà la soluzione. Gonfiati la borsa di monete. Appena si sazierà del suo corpo, s'accorgerà che errore fu la sua scelta. Vedrai che cambierà, deve farlo, e dunque batti moneta. E se proprio vuoi dannarti, fallo in maniera più intelligente che affogandoti. Dio salvi il nobile generale. Il Doge e il Senato di Venezia ti salutano.
C'è forse discordia tra il mio amico e Cassio? Sciaguratamente. Farei ogni cosa per placarla, per l'affetto che ho per Cassio. Arcade, and I'll buy it. Who were you? I do not know who I am. Forget it. You're going after Arcade's money in your own way through his daughter, aren't you? Siete cittadini americani? Io sono americana. Dove è nata, signorina? Signora. Di dov'è? Di Filadelfia. E si chiama Vargas. Ehi, Jim, hai visto chi c'è? Ho visto il signor Vargas, sempre a caccia di delinquenti? Ora sono a caccia di una bibita fresca per mia moglie. Sua moglie? Ci siamo sposati ora. Senta, ci lascia passare. Qui non si fa che parlare di come lei ha liquidato la banda Grande. Ah, sì? È vero che ha arrestato il capo? Uno dei capi, la famiglia Grande è numerosa. Buonasera. Buonasera. Niente a dichiarare, signor Linkert? Senta, io ho un gran mal... Lei è cittadina americana? Sì, e ho un gran mal di testa. Vadano pure. Ma veramente... Buonasera. Ho la testa che mi scoppia. Mike,
Ti rendi conto che è la prima volta che siamo insieme nel mio paese? E tu ti rendi conto che è già più d'un'ora che non t'ho baciata? Che passò? Non sé, un carro esplotò! Cosa è successo? Quella macchina che è passata un momento fa è saltata in aria. Che cosa? Ma com'è possibile? Non lo so, ma dovrò cercare di scoprirlo. È meglio che tu non ti avvicini troppo. Ho paura che per la tua bibita dovrai aspettare un po'. Mike, non potrei. Susie, che fai? Sta attento. Storia in una storia. Non si tratta di un problema da risolvere. Non c'è nulla di nascosto. Il processo attende voi, noi tutti. La logica di una storia è la logica di un incubo. Vi siete sperduti in questo labirinto? Tutti vi ritroverete quando inizierà il vostro processo. Cercate una via d'uscita. Non vi è concesso di trovarla. Where is the Prince of Wales? We do not know, my lord. Inquire at London, amongst the taverns. For there they say he daily doth frequent, with unrestrained loose companions. Poor bastard, son of the king. That villainous, abominable misleader of youth! Falstaff! Sweet Jack Falstaff. Kind Jack Falstaff. Jack Falstaff, valiant Jack Falstaff! Thou art going to the wars, and whether I shall ever see thee again or not, there's nobody cares. You have deceived our trust, made us doff our easy robes of peace to crush our old limbs and ungentle steel. We live to tread on kings. If die, brave death when princes die with us.
It was only natural that things should be as they were, because he had willed them to be so. For Mr. Clay had come to have faith in his own omnipotence. When he was 70, he'd fallen ill with a gout. He couldn't sleep at night, and his head clerk would sit up with him and read aloud the bills, estimates, and contracts of his business. This brought back to Mr. Clay the schemes and triumphs of the past. But the nights were long. We have read this one too, Mr. Clay. We have read it twice before. I have read you all of the old account books twice over. Shall I start again? There are other kinds of books. Haven't you heard of them? Other kinds of books? Besides account books, there are other things which people sometimes read. I am accustomed to getting you the things you want, Mr. Clay. If these books exist, I must look out for them. The night isn't over. Ladies and gentlemen, by way of introduction, this is a film about trickery and fraud, about lies. You don't talk about Napoleon or Julius Caesar. You're talking about Elmire. Elmire? Elmire? Who is Elmire? That question has yet to be answered with any real precision. Can I kiss you too? Anybody wants to eat? In the world of the jet setters among us beautiful people, everybody knows Elmire. But Elmire what? He has about 60 times the same name. De Hori? He's called his name Ori, Uri, Bori, Suri, Kori, Bari, Dori, all the... For Papa. With U-R-Y, 60 names. His real name was Elmire Ferenc Huffman. Then 60 personalities, as much lies and as much real. Well, sounds very Jesuitic. Yes, his world is a world of make-believe. I'm not an actor. Not an actor? Elmire. I'm not an actor. I am not a professional actor. He's a leading actor in this movie. His profession, it's true, is painting fakes. Among all fakers, Elmire is number two. Once I saw a man from Ibiza writing a book on fake who came to see me to Paris. He said, I heard you are the first man who bought an Elmire. That man's name was? Clifford Irving. The important distinction to make when you're talking about the genuine quality of a painting is not so much whether it's a real painting or a fake. It's whether it's a good fake or a bad fake.
como deseábamos. No sé muy bien de lo que hablas, señor. Pues para mí la fortuna es solo tener un poquito ahorrado y vivir tranquilo con mi familia sin meterme en líos ni pendencias. Son ellos, Sancho. 30 o más desaforados gigantes con quienes pienso hacer batalla. ¿De qué gigantes hablas, señor? Esos son simples molinos. Cállate, ignorante. Yo seré un ignorante, pero usted está loco. Son molinos de viento, y eso que pueden parecer brazos no son sino aspas. Son ellos. Los conozco bien. Permítame usted decirle que tiene la cabeza a pájaros y que ve las cosas no con los ojos de la cara, sino con los de su desbocada fantasía. Pero le advierto que si se mete en otro lío, no seré yo quien venga a ayudarle. Oh. Briareo. Es él en persona. No se embale que le conozco. Si sigue así, le dejaré solo. Y si no me regala la ínsula, poco me importa. Pues más vale un Sancho sin propiedades que unas propiedades sin ningún Sancho. No te he pedido que participes en la batalla. Observa desde aquí mi heroísmo. No huyáis, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Seguro que la lía otra vez. ¡Temblad, cobardes! Y aunque mováis los brazos amenazadoramente, me lo habréis de pagar. El caballero de la triste figura, en nombre de su amada Dulcinea, dará buena razón de vuestros huesos, villanos. ¡Afuera, canalla ingente! ¡Rendíos a mi fuerte brazo! ¡Rendíos ante Don Quijote de la Mancha! ¡Os haré probar mi noble acero! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Defendeos o entregadme vuestra voluntad! ¡Moriremos matadores! ¡Y si no, probad el temple de mi acero! ¡Oh! Espíritus del mal, que transformáis en molinos los gigantes. ¿Qué le había dicho yo, señor? Venga, deje que le ayude a acomodarse. Sin duda el sabio Festón, mi peor enemigo, ha sido el que ha producido este encantamiento. Ha transformado al gigante Briareo y a todo su cortejo en pacíficos molinos. Pero de nada os valdrá el engaño, bellacos. Nada valdrán, Festón, tus malas artes contra la bondad de mi espada. Digamos, señor, que yo creo todo lo que me dice. Pero endereces un poco, que parece que va como de medio lado, sin duda por el molimiento de la caída. Esa es la verdad. Pero no me quejo porque no he estado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna. Pero si algo le duele, quisiera que se quejase, como hago yo. Creo que los escuderos no entramos en el juego de no quejarnos de los caballeros andantes. Que yo, al menor dolor, grito. Grito por el daño y también, además, para ver si alguien viene a socorrerme. No te pido que me ayudes ni que muestres valor. Que la audacia y la arrogancia no son necesarias para un escudero como tú. ¿Por qué no descansamos en ese pueblo vecino? Pero ¿no ves que debemos seguir adelante? Oye, tira para adelante.